Salve a tutti da Italia News, ecco un bel video che ci mostra come viene sgominata una banda di narcotrafficanti in un raid a Buenos Aires, dove la polizia municipale ha sequestrato 180 pillole di ecstasy e più di 50 involucri di nylon con cocaina. L'operazione aveva due particolarità. Le pillole portavano il logo di Fortnite, il videogioco presentato nel 2017, e la cocaina era rosa. Nell'ambiente viene chiamata Tusi. Quando irrumpimos, estaba en pleno proceso de cocción, se estaba cocinando por la cocina. Estaba baño María la olla, hirviendo el agua con plato con MDMA sobre, cocinándose. Generalmente el que se encuentra en el mercado es color rosa. Esta persona, esta organización, evidentemente estaba realizando pedido. Y acá tenemos una gran variedad, como ven. Primero, de ketamina, que es muy costosa. Y también las partes fundamentales que tiene el Tusi, que acá las tenemos, es el cristal MDMA. Que está es en forma líquida, después otros componentes que tenemos es el éxtasis, jarabe para la tos, también lleva en la cocción como elementos de corte, y esto está entre 4.000, 6.000, 7.000, tiene efectos psicodélicos, alucinógenos, es mucho más dañino que la cocaína. Questa droga, abbastanza popolare in Europa, è invece nuova nell'America Latina. Si tratta di una droga psicodislettica, sintetizzata negli Stati Uniti nel 1974 da Alexander Shulgin, che la chiamò appunto cocaina rosa. Nella notte di Buenos Aires si chiama Tusi, anche se in tutto il mondo la sua denominazione legale è 2CB. Bene bene, anzi male male, le droghe qua sono sempre più diffuse in tutto il mondo e i nostri giovani sono sempre più a rischio. Non mi resta che salutarvi, mi raccomando iscrivetevi al nostro canale, un bel mi piace e ciao a tutti!